Buonasera amici membri, questa sera vi leggerò una bella parabola indiana, a me è piaciuto moltissimo, ascoltatela. La storia indiana dei due lupi. Si narra che un vecchio Shirunken, seduto davanti al tramonto con due nipoti. Il bambino chiede: Nonno, perché gli uomini combattono? Il vecchio, gli occhi rivolti al sole calante, al giorno che stava perdendo la sua battaglia con la notte, parlò con voce calma. Ogni uomo, prima o poi, è chiamato a farlo. Per ogni uomo c'è sempre una battaglia che aspetta di essere combattuta, da vincere o da perdere. Per lo scontro più feroce è quella che avviene fra due lupi. Lupi, nonno? Quelli che ogni uomo porta dentro di sé. Il bambino non riusciva a capire. Attese che il nonno rompesse l'attimo di silenzio che aveva lasciato cadere fra di loro, forse per accendere la sua curiosità. Infine, il vecchio che aveva dentro di sé la saggezza del tempo. Riprese con il suo tono calmo. Ci sono due lupi in ognuno di noi. È uno cattivo e vive di infelicità. Paura, preoccupazione, gelosia, dispiacere, autocommiserazione, rancore e senso di inferiorità. Il vecchio fece di nuovo una pausa, questa volta per dargli modo di capire quello che aveva appena detto. E l'altro nonno? L'altro è un lupo buono. Vive di pace, amore, speranza, generosità, compassione, umiltà e fede. Il bambino rimase a pensare un istante a quello che il nonno gli aveva appena raccontato. Poi diede voce alla sua curiosità e al suo pensiero. Il bambino rispose al nonno. E quale lupo vince? Il vecchio Shironken si girò a guardarlo e rispose con gli occhi puliti: Quello a cui dai da mangiare. Allora, amici, secondo voi, il bambino a chi darà da mangiare? Datemi una risposta. E perché?